Dopo una lunga malattia a Parigi, a 94 anni, lo scrittore ceco naturalizzato francese Milan Kundera ci ha lasciato. Consacrato dalla Pléiade delle parigine edizione Gallimard, resta fra i massimi rappresentanti del romanzo novecentesco. Era nato a Brno nell'aprile del 1929. Il suo primo grande successo fu Lo scherzo del 1967, seguito dal Valzer degli addii e quindi nel 1984 dal successo planetario dell'insostenibile Leggerezza dell'essere. Narrazione che venne già scritta nella lingua di Molière, dopo la sua totale riconversione in dissidente politico.